Premesso che meno sacchetti di plastica si usano, meglio è. Una volta che arrivano dentro casa occupano uno spazio enorme. Pensate che questi sono 7 sacchetti e questi sono 7 sacchetti. Guardate che volume. Vi voglio far vedere come si può ottimizzare lo spazio e organizzare meglio il vostro contenitore dei sacchetti o busta o quello che è. Prendete il sacchetto e lo aprite bene. All'inizio non lo facevo, ammetto, ho iniziato a farlo perché mia mamma lo faceva sempre, mi sembrava una cosa veramente inutile. In realtà ci vogliono 3 secondi e, guarda, beh, insomma, non c'è bisogno di parole. Ah, qua c'è addirittura uno scontrino. Quindi lo aprite tutto bene, questo è particolarmente accartocciato, di solito quando arrivano a casa sono meno accartocciati. Lo spiaccicate bene, come se lo doveste stirare, e lo piegate in 3 parti sulla sua lunghezza. Dopodiché formate un triangolo che rigirate su se stesso tutte le volte necessarie a finire il sacchetto. Questo era anche pieno di briciole, mi sa che era un sacchetto del pane. E infilate la fine nell'ultima piega del triangolo. Questi sono 8 e questi adesso sono 6 e guardate il volume. Ecco come fare.